Abbiamo un mostro sacro del rock italiano, quel ragazzaccio di Piero Pelù! Abbiamo messo anche l'applauso, no? Perché vogliamo il pubblico virtuale. Facciamo il saluto del Piero, adesso va di moda, no? No, questo! Ah, ok, perfetto, grazie per avermelo insegnato. Benvenuto Piero, come stai? Benissimo, dai. Ti vedo in forma smagliante e avremo modo di parlare, di fare due chiacchiere, perché 40 anni di carriera portati degnamente, divinamente direi. Avremo modo di sentire anche qualche canzone dal tuo ultimo disco, dal vivo. Intanto ci tengo a ricordare a chi ci segue da casa che siamo in diretta video sulla nostra pagina Facebook, però fatevi sentire, a maggior ragione non c'è il pubblico, vogliamo i vostri vocali WhatsApp al 348 075 80 60, le vostre domande a Piero, che sentirà dalla vostra viva voce e se vorrà risponderà. Allora, ma io parlo qua? Certo, perfetto. Assolutamente sì. Allora Piero, se sei d'accordo, io direi entriamo subito nel vivo, cominciamo subito a suonare e poi facciamo due chiacchiere. Allora, che dici? Intanto premetto questo, che sì, oggi sono qui con Zanna alla chitarra, sì. Zanna Castillo, perché ormai è diventato Cosimo Zannelli, è diventato virale anche questo. E per la prima volta suoneremo alcuni pezzi chitarra e voce con l'aggiunta di una gran cassa. E guardiamo un po' che cosa viene fuori. Oggi abbiamo creato un po' di suono particolare. Ok, io direi di partire con il 2000. Questo era il tuo esordio da solista, no? Né buoni né cattivi, no. L'album, vorrei no? Partire con, se non ti dispiace, siccome c'ha un suono particolare, sì, Picnic all'inferno, bellissima, scusami. Canzone che c'è nel disco nuovo, che si chiama Pugili Fragili. Esatto, okay. Allora la sentiamo e poi ne parliamo. Pezzo d'apertura ai Pugili Fragili. Picnic all'inferno, si inizia così. Allè, stasera vamos. Su Basio Music Club in diretta, Piero Pelù. Dalla luna come una nave di vichinghi nella notte scura alla casa bianca forte come un manga. You have ignored us in the past and you will ignore us again, ignore us again. Picnic all'inferno, siamo coppia poco lento, siamo carne per avvoltoi e gira gira siamo sempre noi. Picnic all'inferno, mangio plastica e cemento, hey! Siamo nudi e siamo armati, siamo quelli che si sono alzati. E picnic sull'ascensore per l'inferno, piccola guerriera, figlia della luna, l'uomo è l'animale più feroce sulla terra. Siamo sempre in guerra contro l'indifferenza. You have ignored us in the past and you will ignore us again. Picnic all'inferno, siamo coppia poco lento, siamo carne per avvoltoi e gira gira siamo sempre noi. Picnic all'inferno, mangio plastica e cemento, hey! Siamo nudi e siamo armati, siamo quelli che si sono alzati. E picnic sull'ascensore per l'inferno, trash girl, il mio futuro me lo prendo. You have ignored us in the past and you will ignore us. Il mio futuro me lo prendo. You have ignored us in the past and you will ignore us. Il mio futuro non lo vendo, non lo vendo, non lo vendo, non lo vendo. Uwe, uwe, yeah, yeah, yeah. Cemento,
siamo carne per avvoltoi, gira gira siamo sempre noi, picnic all'inferno, siamo cocchio poco lento, hey! Siamo nudi e siamo armati, siamo quelli che si sono alzati, yeah. You're never too small to make a difference. Thank you. Grazie. A Piero Pelù, Picnic all'Inferno. Siamo partiti bene per questo appuntamento con su Basio Music Club. Un disco pazzesco, un disco che spacca. Pugili Fragili. No, grazie. 40 anni insomma di carriera, roll. Riflessioni. No, carriera mi fa impressione. È vero. 40 anni di rock and roll. Sì, di carriera, faccio musica. Che cosa, che riflessioni hai fatto? Hai fatto un bilancio, sei tornato un po' indietro nel tempo. No, semplicemente mentre stavo preparando questo disco, a un certo punto mi sono reso conto, guardando i calendari, che il 2020 sarebbe stato l'anno del mio 40esimo anniversario nella musica, e quindi ho pensato che sarebbe stata una cosa giusta, in questo album, che è appunto Pugili Fragili, cercare di toccare un po' tutti i generi musicali che ho suonato in questi anni, dall'inizio con i Mugnions, quando feci il mio primo concerto l'8 marzo dell'80, e poi con i Litfiba, e quindi il punk, la new wave, il dark, il rock, il metal, il blues. È un disco importante per questo, non solo perché arriva ai 40 anni del tuo rock and roll, ma anche perché dentro ci sono un po' tutte le tue anime, ci sono anche tanti temi importanti, sì, che tratti con, insomma, con la convinzione e la grinta che ci metti tu di solito, perché tratti il tema ambientale, come in questa canzone Picnic all'Inferno, in cui duetti, tra virgolette, con Greta Thunberg. Come è nata questa cosa? Dunque, avevo voglia di riparlare di ambiente, già l'avevo fatto in altri album e in altre canzoni, tipo Peste di Litfiba 3, oppure Stesso Futuro di UDS del 2003, appunto. E, però volevo farlo con una formula diversa. E, ripensando a quello che ultimamente era successo a livello mediatico, anche per quello che riguarda l'ambiente, mi è riaffiorata la presenza di, appunto, di Greta Thunberg, questa ragazza che all'epoca aveva 15 anni, che a Katowice in Polonia aveva diciamo redarguito pesantemente tutti i potenti della Terra, dicendo: se non cambiamo direzione, gli scienziati, non è lei che si arroga questo diritto, nemmeno questa conoscenza, però dice, gli scienziati dicono che finiamo tutti a gambe all'aria. E quindi ero con il mio collaboratore produttore Luca Chiaravalli e ho detto: guarda, proviamo su questa base così blues, voglio provare a inserire il discorso di Greta Thunberg, e abbiamo provato a mettercelo sopra e abbiamo visto che poteva funzionare, però non mi andava di fare un'operazione come hanno fatto altri gruppi, cioè che hanno preso il discorso intero e ci hanno spalmato sopra una base loro e festa finita. Io ho cercato di costruire un duetto improbabile, quindi un botta e risposta tra me e lei, di voci, di suoni e di significati. Senti, ma è vero che al Carnevale di Viareggio ha vinto, sì, il carro dedicato a Greta con la tua canzone? Brava, sì, sì. Che meraviglia, bello. Sì, mi avevano contattato i ragazzi del carro dedicato a Greta Thunberg e all'ambiente già i primi di gennaio. Mi avevano anche invitato ad andare, però poi tra una cosa e l'altra, il giorno del Sanremo, le prove, eccetera, e non ce l'ho fatta ad andare, però poi è arrivata la bellissima notizia che il carro con Greta, con la canzone di sottofondo, cioè no, di coreografia, che serviva, certo, per la coreografia Picnic all'Inferno, ha vinto il Carnevale di Viareggio 2020, per cui applauso. Una gran bella cosa. Temi ce ne sono tanti nel disco, poi ne parleremo. Intanto, se ti va, facciamo un passettino indietro al disco di cui parlavo prima, cioè Né Buoni Né Cattivi, che è stato il tuo esordio da solista. Sì. Io direi di sentire, se ti va, Io ci sarò. Che dici? Te la suono? Sì. Te la canto e te anche la suono? Esatto. Dai. Piero Pelù in diretta su Radio Subasio. E quello che ci vuole,
dopo la notte che ho passato alla stazione. Se vedo mani intorno all'osso ad abbaiare ai cani, forse è il momento giusto di saltare il fosso. Non abbassare lo sguardo con nessuno, fuori da un brutto sogno con le mie idee. Non c'è bisogno bene di fare male, voglio soltanto farmi rispettare. Io ci sarò con tutto il mio entusiasmo. Un'altra storia da vivere c'è ora. Io lo farò con tutto il mio entusiasmo, con tutta la rabbia che c'è in me, in me. Sto d'assassino con il mio passato, esagerato ma è più forte di me per ora. Lassù qualcuno mi ama, sento che mi chiama, mi dice avanti non lasciarti andare mai. Disegna l'onda con cui poi ti giocherai. Non abbassare lo sguardo con nessuno, tu puoi chiamarlo orgoglio ma è la mia idea. Non c'è bisogno bere di dimostrare, ci basta solo farsi rispettare, rispettare. Io ci sarò con tutto il mio entusiasmo, ci scambieremo lo sguardo e poi io lo farò con tutto il mio entusiasmo. Un'altra storia da vivere c'è, c'è, c'è. Piero Pelù in diretta Radio su base, questo è solo l'inizio. Degli arrangiamenti veramente stradaioli, si può stradaioli, dire. Molto stradaioli. Si parlava di questo tuo disco e di come tratti dei temi importanti, ma tu non è che fai solo chiacchiere, fai anche dei fatti. E che fatti? Perché ti sei inventato questo Clean Beach Tour, che brava, credo sia un'iniziativa meravigliosa. Ce la racconti? Perché so che ha avuto un successo, avete insomma. Grazie di averla nominata. Dunque, diciamo, dopo il riscontro che ha avuto anche la canzone Picnic all'Inferno, mi sembrava giusto rilanciare un po' di più l'impegno per l'ambiente, oltre che con una canzone, oltre che citare Greta Thunberg, mi sembrava giusto coinvolgere anche un po' le associazioni ambientaliste italiane, quindi ho chiamato Lega Ambiente, WWF, FFF, appunto, Fridays for Future, saluto anche gli amici di Greenpeace e... ho detto bene, l'Italia ha più di 3.800 chilometri di coste e purtroppo la maggior parte di questi chilometri sono devastati dalla presenza delle plastiche. Allora facciamo un gesto veramente concreto e reale che ci dia anche il senso e la misura di quello che noi possiamo contare per l'ambiente. E quindi riuniamoci il 4 gennaio nella spiaggia della Feniglia a Orbetello, qua in Toscana, al confine col Lazio, e raccogliamo quel disastro che le mareggiate hanno portato in una delle spiagge più belle del mondo. Così è stato, eravamo molte centinaia, abbiamo raccolto, non abbiamo ancora ben capito, fra le 3 e le 7 tonnellate di plastiche, wow, ma soprattutto microplastiche, perché sono quelle più tremende di tutte, quelle che stanno in circolo nel mare, in sospensione, e che i pesci si mangiano. Certo. E quindi che finiscono nella nostra catena alimentare. Quindi abbiamo fatto qualcosa di molto bello, ha funzionato e tanto che ho pensato da lì di lanciare il tour, appunto, esatto, il Clean Beach Tour, che poi è proseguito già a Sanremo
anche lì con grandissimo successo, in una spiaggia che peraltro sembrava perfetta. Sembrava. Abbiamo incominciato a scavare, era piena di polistirolo. Vedi? Polistirolo, le palline, sì. Terribili polistirolo, terribili, sì. Che i pesci ingoiano perché pensano che sia cibo. Una gran bella iniziativa, continuerete che a farlo, che andrà avanti, no? Durante il tour di quest'estate, anzi ne approfittiamo per parlare del Pugili Fragili Tour. Sì, che... certo, parliamone. Allora guarda, che partirà ho qui le date, il 3 di luglio. Se voi le ricordiamo, perché poi hai legato ogni data ad un festival, quindi il 3 luglio, sì, sarai a Isola del Castello a Legnano in occasione del Rugby Sound Festival, il 10 luglio sarai in Piazza Castello a Marostica in occasione del Marostica Summer Festival, il 14 luglio al Campo Marte di Brescia in occasione del Brescia Summer Music Festival, questa tra le altre cose è una data nuova aggiunta da poco, il 16 luglio sarai in Piazza Castello a Fossano per l'Anima Festival, il 19 luglio alla Banchina San Domenico di Molfetta in occasione dell'Oversound Festival, il 23 luglio a Valmontone Outlet di Roma per il Valmontone Summer Festival, il 1 agosto al Teatro della Laguna di Orbetello a Grosseto in occasione del Festival delle Crociere, ce l'ho quasi fatta, il 19 agosto in Piazza delle Regioni a Presicce, Lecce, in occasione del Festival I Colori dell'Olio, e il 3 settembre al Teatro Romano di Verona per il Verona Folk Festival. E via, e altre date si aggiungeranno, e ne approfitto per dire che quest'estate saremo tutti felici e contenti, saranno passate qualsiasi, tutte le emergenze possibili, esatto, e immaginabili, se saremo bravi in questi, esatto, giorni, bravo, ad osservare, sì, anche, diciamo, quelle regole di igiene normale, comportamentali, realtà, sì, comportamentali. E voglio, ne approfitto anche per mandare un saluto a tutti quegli operatori che nelle zone rosse si stanno facendo un mazzo, esatto, tanto, esatto, da, esatto, da più di 10 giorni per cercare di arginare questo grosso problema. Assolutamente. Quindi sì, veramente assolutamente un applauso, sì, per favore, fatelo partire dalla regia perché se lo meritano alla grande. Allora, torniamo alla musica, torniamo questa volta al 1997, c'era un album che si chiamava Mondi Sommersi, sì, che faceva parte della tetralogia degli elementi. Che poi è diventata una pentalogia con l'aggiunta dell'infinito, esatto, alla fine. Bravo. Canzone bellissima che si chiama Regina di Cuori e la sentiamo dal vivo, Piero Pelù su Basio Music Club. Zanna Castillo alla chitarra. Sei donna pericolosa, diffondi e mi confondi, mi cerchi e poi ti perdi via così. Hey! Io non so l'amore, guerra o pace, o collaborazione, grande partecipazione. Regina di cuori, tra mille colori, sei più la più bella, ed è la notte la mia stella. Regina di cuori, ti vesto di fiori, ti giuro l'amore, ma non eterna fedeltà. Mami, non mami, mamma, mami, o forse sì, oh no. Mami, succede, succede un finimondo, perché l'amore amaro è un mare meraviglioso e mentale, e il cuore ha un altro dolce in gola, mi lascia e poi ti lascia andare per poi ritornare. Regina di cuori, tra mille colori, sei sempre più bella, ed è la notte la mia stella. Regina dei fiori, stratega d'amore, ti muovi in filina con la certezza del tuo sesso. Oh oh, mami, non mami, ma mami, dici che mami, non so se mi ami. Mami, non mami, ma mami, dici che mami, non so se mi ami. Oh, regina di cuori, mi mandi di fuori a così. Rosa genera rosa, e una spina genera spina, io vivo tra mille tentazioni e pensieri peccaminosi, papà papà papà, perché ogni storia è una farfalla in fasce che si trasforma, ci trasforma,
altrimenti non cresce. Si trasforma, ci trasforma, regina di cuori, che gioia e dolori, mi dà pure io, se non sto bene con me stesso, veleno d'amore, regina del mio cuore, la tua strategia, solo ponte tra i due sessi, mami, non mami, mami, dici che mami, non so se mi ami, oh, mami, non mami, mami, dici che mami, non so se mi ami, oh. Regina di cuori, mi mandi di fuori, a così. E allora mami, non mami, ma mami, dici che mami, non so se mi ami, forse che sì, forse che no, forse si può, forse è un si vuole. Mi mandi di fuori, regina di cuori. Wow, regina di cuori, Piero Pelù in diretta su Radio Subasio. Allora, sono in tanti a seguirci anche sulla nostra pagina Facebook, perché siamo in diretta video, e sono anche tanti a scriverci, a inviarci vocali, bello, WhatsApp. Dai, domandoni, domandoni. Lo sentiamo, dai, sentiamo qualcuno. Ciao a tutti, sono Max da Torino. Innanzitutto volevo dire che di Piero ho sempre apprezzato questo suo non rimanere bloccato nel passato, nel volere sempre fare qualcosa di nuovo, nell'evolversi, guardare sempre al futuro, e diciamo che questo l'ho sposato un po' come una filosofia di vita. E nulla, mi chiedevo se nel tour appunto riprenderai quindi anche dei pezzi da tutti gli album, se li farai in stile Pugili Fragili, nel senso se gli arrangiamenti saranno in sintonia con il suono dell'ultimo album. Grande Piero, grazie di tutto. Bella roba, bella domanda. Come si chiama lui? Come si chiama? Da Torino? Sono perso. Da Torino, Max? Max da Torino. Ok, Max grazie da Torino, grazie per la domanda, grazie per gli apprezzamenti. Sì, in effetti c'è un grande lavoro di ricerca in Pugili Fragili, l'ultimo album. Non a caso ho voluto collaborare anche con Luca Chiaravalli, che è un grande produttore, oltre che una ottima persona, è nata anche un'ottima sintonia umana tra di noi, e quindi sì, c'è stato un grande lavoro di ricerca sonora per cercare di fondere meglio il mio rock con l'elettronica, che è un po' la nuova frontiera. Non che con Litfiba o anche da solista non abbia sperimentato cose più elettroniche in passato, però mi sembrava questo il momento di ritornare a riproporre, diciamo, una fusione tra il rock, il metal, il punk, bla bla bla, il blues con l'elettronica. E il risultato è Mondi Sommersi, il disco, e dal vivo cercherò naturalmente di omogeneizzare un po' il sound di tutto lo spettacolo. Certo, 40 anni di carriera, insomma, ci vorrebbe uno spettacolo. Dai, con sta carriera di rock and roll ci vorrebbero 3 ore. Quanto dura il concerto? Senti, regina di cuori, io sono curiosa adesso di sapere del tuo matrimonio, perché ti sei sposato. Come Gianna, come ti ha conquistato? Ce lo racconti. Ma in realtà ci siamo conosciuti progressivamente, lei musicista, direttrice d'orchestra, io vabbè chiaramente molto più ignorante come si dimostra anche da questa performance, però diciamo che la fusione di questi due mondi è stata una cosa veramente particolare, tanto che ci ha coinvolto anche molto sentimentalmente, e quindi come gliel'hai fatta la proposta? In casa parliamo di musica dalla mattina alla sera, ci divertiamo un sacco. La proposta di matrimonio come gliel'hai fatta? Ma in maniera rock? Frega a te? Voglio saperlo, sono curiosa. No, sono cose troppo private. Ok, vabbè, allora lo immagino. Allora, si continua a suonare perché c'è un'altra canzone. Qui siamo sempre nel disco di qui sopra, nei buoni e nei cattivi, Bomba Boomerang, Piero Pelù in diretta su Basio Musica. Antimilitarista, e poi dopo ne parliamo un po', perché vai. Queste sono tutte cose sentiamola che mi ha insegnato il mio super nonno. Ok. La bomba boomerang, guarda, guarda me, più strana non ce n'è, chi ne ha fatto non lo sa, della mia diversità, solo io lo so, che alla base tornerò.
bomba innamorata, bomba boomerang, torni dal tuo dio che non è di certo il mio. Bomba innamorata, bomba boomerang, torni dal tuo dio che non è di certo il mio. Brutta storia, questa storia, di chi è stata la vittoria. Yeah, yo! Il destino che io forse vi sorprenderà. Bombaroli, bombaroli, non sarete mai più soli. La mia mano tutto solo a chi vi lancerà. Ed insieme andremo bomba mano nella mano. Bomba innamorata, bomba boomerang, torni dal tuo dio che non è di certo il mio. Bomba imbambolata, bomba boomerang, abbracciata a un dio che non è di certo il mio. Bomba, bomba, bomba imbambolata, bomba boomerang, abbracciata a un dio che non è di certo il mio. Brutta storia, questa storia, per chi canta la vittoria. Yeppa! Piero Pelù su Radio Subasio in diretta. Mi segnalavano che c'è un vocale WhatsApp al 348 075 80 60. Sentiamo. Ciao carissimo Piero, è una vita che non ci vediamo. Ti ho conosciuto tantissimi anni fa, mi ha fatto quasi venire i brividi il fatto che io ti conobbi che avevi una bimba, un bimbo, non ricordo, di soli 2 anni, e sapere che adesso sei nonno. Beh, la nostra età più o meno è la stessa. In bocca al lupo, di cuore per tutto quello che stai facendo, e grazie per il tuo rock and roll. E grazie a te, ma se non dici nemmeno come ti chiami, non ti potrò mai riconoscere. Comunque va bene, ciao, è stato bello averti conosciuto 27-28 anni fa e averti risentito oggi, chiunque tu sia. Poi un bambino, ma adesso hai 3 figlie grandicelle, o sbaglio? Io ho 3 figlie e un nipotino al quale ho dedicato poi la canzone gigante. Allora, la voglio sapere questa storia, però ne parliamo tra poco, perché ci fermiamo per pochi istanti per la pubblicità. Tra pochissimo su Basio Music Club con Piero Pelù. Radio Subasio. Le 21:31, siamo nel bel mezzo di quest'ora di musica dal vivo, di rock and roll dal vivo, perché lui sta festeggiando insieme a noi 40 anni di rock and roll, e stavolta l'ho detta bene. E prima si parlava, c'era un ascoltatore che diceva, insomma, sei nonno, adesso hai un nipotino che si chiama Rocco, giusto? Rocchino, sì, sì. Rocchino. Allora, raccontaci, perché io devo immaginarmi Piero. In realtà ho 3 nipoti, perché c'è Rocchino, e poi c'è Peppe, poi c'è anche Attiliuccio. Anni? Si va dai 4, 3, 1 e mezzo. Ma com'è nonno Piero? Ma nonno Piero è fuori di testa, se no che nonno sarei. Mi metto a fare io la morale ai miei nipoti. Quindi non sei il nonno che racconta, per esempio le ninne nanne gliele canti a modo tuo? La ma ninna nanna, in generale no, perché o crollano tipo alle 7:30 di sera, perché hanno fatto il diavolo a 4 tutto il giorno, oppure crollano tardissimo. E allora a quel punto stanno già con i loro genitori. Quindi hanno ripreso dal nonno l'energia. Sì, sì, l'energia non gli manca di certo. Come è giusto che sia, dai, i bambini devono far casino, se no. Assolutamente. Devono far casino. Senti, le tue 3 figlie invece che rapporto hai con loro?
Ma un rapporto stupendo, perché chiaramente stiamo crescendo insieme. E loro hanno 29, 25 e 15 e mezzo. Quindi rappresentano anche, diciamo, quasi due generazioni diverse, certo, tra di loro, no? Perché tra i 29 e i 15 cambiano le cose. E viviamo un po' sparpagliati in giro per l'Italia, perché siamo tutti un po' nomadi, chi a Milano, Firenze, Foggia, e non vi vedete Torino spesso. Un po' per lavoro, io sono sempre in giro per lavoro, però anche loro per lo studio si sono sempre spostate, quindi. Però, già, devo dire, per fortuna attraverso Skype e certo, i social riusciamo sempre a ci si riesce contatto, a vedere lo certo, stesso. Per fortuna, siamo, da questo punto di vista, siamo molto fortunati. Tu figurati quando uno era costretto a emigrare anche per lavoro fino a 20, 30 anni fa e al massimo poteva fare una chiamata, una telefonata ogni tanto. Adesso siamo oggi sotto questo punto siamo di vista veramente agevolati, privilegiati. Senti, invece hai anche, mi faceva sorridere, l'ho letta online, hai due genitori e hai raccontato che prima di Sanremo hai attaccato sulle pareti della casa dei tuoi genitori dei post-it con su scritto "Ricordate di vedere Piero a Sanremo" e mi ha fatto sorridere. Sì, no, cosa, più che altro al mio babbo, perché insomma c'ha 92 anni. Complimenti. Sa, come si dice, il tedesco che lo fa impazzire tanto, no? Il dottor Alzheimer. Ah, sì. Che un po', insomma, bisogna ripetergli le cose un po' di volte. Quindi poi ti hanno visto, insomma. Tanto che alla fine gliele scrivo. Ho cioè trovato questo metodo, perché poi quando non, siccome soprattutto papà, insomma, visto l'età, si dimentica quello che gli dici, allora va un po' nel panico, dice "Oddio, allora dov'è andata la mamma? Tu che cosa fai?". Allora glielo scrivo su un foglio, così lui ogni tanto si apre il foglio. Vedi, infatti ogni tanto ripete "ricordarsi di vedere Piero Sanremo". No, mi ha fatto sorridere questa immagine. E poi ti hanno visto, insomma, cosa ti hanno detto? Poi loro ti hanno sostenuto sempre, anche agli inizi. No, del... assolutamente. No. Volevano stata, spingerti è stata a fare guerra altro, totale in famiglia. Ah, ecco. Quando appunto 40 e passa anni fa io intendevo non proseguire gli studi ma fare la musica. Ero il primo della famiglia a dichiarare dell'intera famiglia a dichiarare una tortura del genere, la una stranezza del nera, genere, per dice, cui ti puoi immaginare che shock sia stato per tutti. Sono stati anni veramente pesanti, però devo dire che in qualche modo li devo ringraziare, i miei, perché con i loro no mi hanno dato delle motivazioni per fare sempre meglio. Perché se mi avessero detto subito "sì, sei bravo, sei il migliore, sei il più figo, sei il più forte, nessuno ti capisce", sai queste cazzate che dicono i genitori ai figli e li rovinano per sempre. È vero. Invece un po' di difficoltà aiuta poi, no? Ma diciamo anche tanta difficoltà, però va bene, perché cioè, ti dà poi la voglia veramente di raggiungere degli obiettivi, anche per dimostrare qualche adesso cosa, sono... che non sei proprio un cazzone e basta. Esatto, adesso saranno fierissimi di te, immagino. Sì, eh? Figurati. Allora, andiamo torniamo al disco nuovo e torniamo alla canzone che hai presentato a Sanremo nella serata delle cover, con cui hai conquistato, tra le altre cose, anche il primo posto, il secondo posto, giusto? Sì, col premio, diciamo, dell'orchestra, sì, okay. Secondo posto dopo Tosca. Un cuore matto, la sentiamo poi mi spieghi perché hai scelto proprio questa canzone per quell'occasione. Un cuore matto, Piero Pelù su Basio Music Club. E un saluto a Little Tony sempre. Un cuore matto che ti segue ancora, e giorno e notte pensa solo a te. Io non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un altro e non a me. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Stop. Siamo in un'altra tonalità qui. Aspetta. Un cuore matto, dai, dalla seconda strofa. Un, due, tre, qua. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Dimmi la verità, la verità, e forse capirai.
detto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà. Lo perderai, così lo perderai. La verità, e forse capirà, capirà, perché la verità tu non l'hai detta mai, 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 mai. Un cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà. Lo perderai, così lo perderai. Sì, dimmi la verità, la verità, e forse capirà. Da legare, un corno cuore, un cuore matto, un corno cuore matto da legare. Piero Pelù in diretta su Radio Sumatio, un cuore matto, canzone che hai presentato anche a Sanremo, hai duettato con tra le cover, esatto. Come mai hai scelto questa canzone per la serata delle cover? Perché proprio questa? Allora, all'inizio ho deciso questa canzone perché era un mio fortissimo ricordo di quando ero bambino, quando vidi Little Tony a Sanremo, appunto cantarla. Mi piacque un casino, poi i ricordi nei jukebox che la suonavano a palla per anni, l'hanno suonata tantissimo sta canzone, è rimasta nel cuore veramente del pubblico, della gente, e quindi prima di tutto un'appartenenza proprio a questa canzone, a tutta la storia del rock and roll italiano, quindi Little Tony, Celentano, Bobby Solo, e poi per estensione ci mettiamo anche Carosone, ci mettiamo anche Buscaglione, eccetera. E tantissimi nomi importanti per quello che riguarda le mie radici musicali, anche gli Annacci, eccetera. E poi, rileggendo il testo, ho capito che c'è anche un significato molto bello, e che con questo ho raggiunto, diciamo, due titoli all'interno dell'album di Pugili Fragili che parlano, che si schierano e che parlano della violenza sulle donne, e quindi dove io mi schiero apertamente contro la violenza sulle donne, porto questa fascia qui sul braccio destro per testimoniare questa mia enorme vergogna ogni volta che leggo di una notizia di una donna che ha subito una violenza, uno stalkeraggio, addirittura fino agli omicidi. Abbiamo un tristissimo primato in Italia di omicidi sulle donne in questi ultimi anni, una tendenza orribile che bisogna assolutamente levarci di dosso, perché è veramente una macchia indelebile, soprattutto anche proprio sulla nostra coscienza di uomini in generale. Bisogna cambiare attitudine verso le donne, anche se le donne ci mandano a cacare, c'è poco da fare. Bisogna smetterla di pensare che le donne siano oggetti nostri, per cui se loro ci rifiutano allora devono morire. E qui ci vorrebbe un applausone per le parole di Piero. È una mentalità troppo vecchia, troppo inaccettabile, nemmeno gli animali lo fanno una cosa del genere. Siamo peggio degli animali, lo dico in Picnic all'Inferno. L'uomo l'animale più feroce sulla terra. E lo dimostra anche questo. Oltre al poco rispetto che abbiamo per l'ambiente, non abbiamo nemmeno rispetto per le donne. E allora, grazie a nome di tutte le donne per aver comunque inserito anche questo tema nel tuo disco. Pugili Fragili. Che questo tema entri dentro anche la politica, perché è importante. Cioè, gli uomini devono essere instradati, quando devono essere educati meglio, anche dalle famiglie, anche dalle madri e dalla scuola. Concordo, assolutamente. Parliamo anche... ci sono due vocali WhatsApp, mi dicono dalla regia. Sentiamo chi c'è.
Sono Matteo da Ostuni e volevo ringraziarti personalmente per questo meraviglioso album che hai fatto, Pugili Fragili. Ti seguo solo da poco tempo, al 2013, però per me è come se ti avessi seguito chissà da quanto tempo, perché io mi ritrovo in maggior parte delle tue canzoni, sia Litfiba che Piero Pelù solista. Proprio questo è il bello della tua musica, questo tuo evolversi che mi piace un casino, che non rimani incollato al passato, che vai avanti fiero sempre di quello che sei, un animale da palcoscenico. Complimenti davvero, Piero. Wow. Che carino. Come si chiama il ragazzo? Io mi perdo sempre i nomi. Mi ricordo da Ostuni. Piero? Matteo da Matteo, Ostuni. Matteo. Grazie Matteo da Ostuni, un saluto a tutta la Puglia, come a tutta l'Italia naturalmente. E mi fa piacere che sia passato questo messaggio di anche se vuoi di rinascita, no? All'interno di questo disco, con nuove sonorità, nuove tematiche, o anche se vuoi vecchie tematiche però riscritte e rivissute in maniera con una chiave più attuale. Ecco, non è un caso che sulla copertina io mi sia messo una pelle di serpente sulle braccia, perché cambio continuamente pelle. Sentiamo un altro vocale WhatsApp da casa. Ciao a tutti, buonasera. Solamente per ringraziare Piero di tutta la musica stupenda che ci ha regalato e per dire che tra le varie canzoni che adoro ce n'è una in particolare che è Il mio nome mai più, cantata con Ligabue e con Jovanotti. Una canzone che mi ha sempre fatto venire brividi anche per l'impegno sociale. Seguo Piero Pelù dai tempi dei Litfiba, ho seguito tantissimi suoi concerti e vedere le sue performance a Sanremo, tanto con Gigante quanto con Cuore Matto, è stato meraviglioso. Grazie Piero di esserci. Ma che carina, grazie mille. Ti voglio sembra tanto capire bene. Che sia laziale la ragazza, quantomeno romana. E sì, grazie anche poi anche di aver nominato Il mio nome mai più, che è stata una canzone importantissima, oltre diciamo che per l'eco che ha avuto, ma anche per il significato concreto che ha dato all'aiuto umanitario attraverso Emergency in Afghanistan, in Sierra Leone e in Kurdistan, con l'apertura di tre ospedali in luoghi di guerra, insomma. Quindi è stata una delle mie tante canzoni sul tema della guerra, come Bomba Boomerang prima, come Guerra del Fiba, come Ferito e come tante altre. Questo è un tema, quello del pacifismo, che fa parte del mio modo di essere, della mia cultura personale, come pure quello del rispetto per l'ambiente. E di questo devo ringraziare mio nonno Mario, che quando era un ragazzo fu mandato a combattere nella Prima Guerra Mondiale in trincea, e poi io ho avuto la fortuna di parlare con mio nonno quando ero piccolo, però lui mi ha trasmesso il terrore, il sano terrore per la violenza, per la guerra, per le armi, dicendo che solamente con la pace si ottiene veramente un'umanità degna di essere chiamata tale, perché la guerra è la cosa più bestiale che esista. Un insegnamento prezioso. Nonno, come si chiamava? Nonno Mario, un insegnamento prezioso preziosissimo per Piero. C'è anche una canzone dedicata ai ragazzi del carcere minorile di Nisida, giusto? Sì, brava, di Napoli. Che è la canzone che hai presentato al Festival di Sanremo. Esatto. La sentiamo e poi ne parliamo. Che dici? Dai! Gigante, Piero Pelù in diretta su Radio Sibasi. Spingi forte, salta fuori da quel buio. Crescerai aprendo porte tutti i giorni, stare pronti. Tu sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi. Tu sei mio Gesù, la luce sul nulla, un piccolo Buddha. Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo. È come una giostra la mente, tu sei re di tutto e di niente.
gigante, niente di proibito, sei pronto a cavalcare il mondo. Fatti il tuo castello volante con la fantasia di un bambino gigante. Cavalcare draghi e mostri, già ti penso, dacci dentro. È un mestiere che conosco, tutti i giorni stare pronti. Tu sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi. Tu sei il mio Gesù, la luce sul nulla, un piccolo Buddha. Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo. È come una giostra alla mente, tu sei re di tutto e di niente. Gigante, niente di proibito, sei pronto a cavalcare il mondo. Fatti il tuo castello volante con la fantasia di un bambino. Gigante, tu sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi. Sei il mio asso, tu sei il mio Gesù, la luce sul nulla, un piccolo Buddha. Il tuo non è un pianto, è il tuo primo canto. Proibito, tu sei benvenuto al mondo. Mondo è come una giostra alla mente, tu sei re di tutto e di niente. Gigante, spacca l'infinito e rubagli un minuto al mondo. Mondo per fare un castello volante con la fantasia di un bambino. Gigante, gigante. Piero Pelù, gigante. Ti faccio i miei personali complimenti per la tua performance a Sanremo, perché te lo sei magnato il palco, hai portato il rock and roll a Sanremo e hai scippato anche una signora. Ma com'è la storia della borsetta? La signora si è arrabbiata dopo, no? Una cosa estemporanea alla quale un gioco estemporaneo al quale la signora si è prestata. Tra l'altro la saluto, non so chi sia, non si è mai fatta viva, però io la amo. Perché mi poteva denunciare, certo. E non l'ha fatto. Ha capito che si trattava, che era entrata all'interno della mia performance senza volerlo. Io mi volevo buttare sul pubblico, però infatti il pubblico aspettavamo era... lo stage diving. Era un po' troppo intecherito. Certo. O mi buttavo sul direttore della Rai, però c'erano troppe spallette, cose. Quindi hai improvvisato, ti è venuta lì per improvvisato. Ho visto questa borsetta che assomigliava un po' alle maschere di Achille Lauro. Ho detto dai, me la porto sul pubblico. Okay. Guardiamo che succede. Senti, la canzone invece dicevamo che è dedicata a questi ragazzi, tu sì. Hai passato una settimana con loro, com'è stato? Sì, ho passato una settimana indimenticabile con loro, avevo contattato il comune di Napoli chiedendogli se era possibile mettere in piedi un progetto con i ragazzi di strada, in particolare con le carceri minorili. Mi hanno assecondato in questa ennesima pazzia e hanno messo in piedi una squadra di ragazzi, sei ragazzi che venivano dai carceri minorili e altri sei che venivano invece dalle scuole, delle scuole superiori. Si sono un po' fusi insieme. I primi due giorni sono stati difficilissimi perché non mi hanno proprio nemmeno guardato in faccia, non c'era il verso di riuscire a mettere in piedi nemmeno uno straccio di colloquio con loro. Fino a che non ho capito che anch'io giustamente dovevo un attimino mettere da parte, pur nella loro importanza fondamentale, gli operatori sociali e dire ok, lasciateci soli un attimo, che parliamo delle cazzate nostre. E abbiamo cominciato a parlare delle nostre cazzate, le macchine, le feste, la musica, le ragazze, sai, queste cose qua con cui si parla
tra ragazzi, certo. E piano piano poi ho capito quali erano i loro gusti musicali, mi hanno detto il neomelodico, però io non sono molto afferrato, diciamo, del genere, ma mi hanno detto il reggaeton, bene, io il reggaeton l'ho visto nascere a Santo Domingo, boom, ho preso una batteria elettronica, ed è andata. E abbiamo incominciato a improvvisare le parole che loro stessi avevano usato durante i primi giorni di incontro, e ne è venuta fuori una canzone che prima o poi vedrà anche la luce. Però nel frattempo io stavo scrivendo la canzone gigante che poi ho portato a Sanremo, e la cosa bella è che, insomma, ogni tanto io chiedo di loro, loro chiedono di me, mi dicono siamo amici di Piero Pelù, quindi mi fa piacere questa cosa. Che bello, molti bello. Di loro sono anche usciti dai loro programmi restrittivi, lavorano, fanno i pizzaioli, barbieri, molto bello. Bene, bella esperienza. Si può rinascere, questo. Gigante si è una canzone che parla di rinascita, Pugili Fragili è un album che parla di rinascita, pur nelle fragilità che anche stiamo vivendo in questi giorni in Italia. Verissimo. Però bisogna sempre essere pronti a rinascere, lo faccio io tutti i giorni, lo può fare chiunque, lo farà anche l'Italia. Verissimo, sentiamo qualche altro vocale da casa. Ciao Piero, sono Valerio da Biceglie. Volevo ringraziarti per la musica che hai portato qui, anche se io non sono un amante della musica italiana, però sono nato con le tue canzoni. Quando ero piccolo, al posto di ascoltare la Ninna Nanna, ascoltavo il Diablo, quindi immagina. E ogni volta grande. Cerco di farti conoscere al più gente possibile, perché solo con le tue canzoni mi sento carico. Complimenti. Comunque, una domanda: quando ritornerai a Bari per fare il firmacopie che hanno annullato? Ciao, ti voglio bene, Toro Loco. Caro mio, grazie della domanda. Complimenti ai tuoi genitori che evidentemente ti hanno allattato. Il Diablo come Ninna Nanna non è male. ti hanno tirato su al latte Litfiba, latte rock, quindi ottimo. Bravi genitori rock. E il firmacopie spero di poterlo recuperare prima possibile. Purtroppo sono stato costretto a interromperlo. A Firenze l'unico che ho fatto è stata una bomba atomica. Ci siamo divertiti come matti, c'erano un sacco di persone. E vabbè, dai, passerà anche questo momento, per cui lo recupereremo al più presto. E comunque verrò a suonare anche in Puglia quest'estate, ricordate però. Sentiamo un altro vocale WhatsApp. Ciao, sono Sara da Pisa. Volevo fare complimenti a Piero Pelù, dirgli che sono una sua fan da tantissimi anni e che gli faccio un sacco di complimenti per l'esperienza di Sanremo e anche per l'impegno che mette per l'ambiente, per il Green Beach Tour. Mi piacerebbe poter partecipare anche a me attivamente e aiutarlo a pulire le spiagge. Oltre a questo volevo dirgli che la mia canzone preferita, quella a cui sono più legata, è Vivere il mio tempo. Bene. Ciao. Bella, bellissima ballata. Grazie all'amica pisana e grazie per aver appunto rinominato il Clean Beach Tour, che quando dovunque sarà possibile cercherò anche di portare in tournée durante il tour musicale, perché, ma che comunque è una pratica anche quella della pulizia delle spiagge, ma anche dei fiumi e dei parchi, che chiunque può mettere, appunto può fare semplicemente partendo da casa con un paio di guanti da giardinaggio, un bel sacchettone di quelli grossi da Nettezza Urbana, e mano a mano che trova un po' di schifezza a giro le mette nel sacchettone, poi dopo tutte le plastiche le potrà lasciare dentro i cassonetti della differenziata. Se lo facessimo tutti sarebbe una gran bella cosa. Si starebbe tutti un po' meglio già. Soprattutto ci mangeremmo un po' meno veleni. Esatto, soprattutto. Applauso virtuale. Sì, in realtà, se vuoi, è anche un gesto quasi un po' egoistico, no? Perché nel senso, cioè, lo raccolgo per non mangiare poi dopo io i veleni lasciati dagli altri. Certo. Quindi va bene, c'è anche un po' di sano egoismo, questo lo dico per quelli che pensano solo a se stessi. Toro Loco? Se non lo fate per gli altri, fatelo per voi. Esatto, fatelo per voi. Toro Loco, sentiamo anche questa. Piero Pelù in diretta su Basio Music Club. Più giù, ma
farò finta che è tutto ok. Sembrava finita e invece tu mi hai detto alzati che ancora ci sei. Guardami, vedi, son sempre qui. Io sono il toro e sono il matador. Se non c'è sangue non c'è business, perché chi paia vuole l'anima. Hey! Amati per quello che sei, perché se lo fai tu lotti contro il vuoto. Scusa se è poco, e non pensare che ciò che fai sia esclusivamente un videogioco. Sarebbe poco, da un loco, hai quel fuoco, hai quel sole e le parole. Come fare, cosa dire, devi solo farti capire. Ehi tu, ma stai scherzando? Toro loco, loco, loco. Caccia la vita e anche più giù, ha! Ma farò finta che è tutto ok. Io ti assicuro che da fare ce n'è, per domani la bestia che c'è in me. E finché c'è lotta c'è speranza, perché chi soffre usa l'anima. Amati per quello che sei, perché se lo fai tu lotti contro il vuoto. Scusa se è poco, e non pensare che ciò che fai sia esclusivamente un videogioco. Sarebbe poco, toro loco, hai quel fuoco, hai quel sole e le parole. Come fare, cosa dire, devi solo farti capire. Gioco, ma stai scherzando con il fuoco, con quel fuoco. In quel sole c'è già scritto sei speciale. Hey, hey. Wow, Piero Pelù in diretta su Radio Subasio. Siamo arrivati al termine di quest'ora, purtroppo, ma ci vorrebbe una notte di rock and roll. Sì, ma non basta, con te non basta. Grazie per esserci venuto a trovare. Grazie, ti aspettiamo a voi, ancora. Subasio, è sempre un piacere venire a trovare. Ti faccio gli auguri per questi tuoi 40 anni di rock and roll. Sì, Pamonos, sono grazie, i primi. Grazie anche a Cosimo Zannelli. Che grazie, Zanna Castillo. Grazie. Grazie anche per la parte tecnica Gianluca Musto, Gino Sicilia, Michele Patucca, Roberto Ghiandoni. Ringrazio anche la redazione web, Monica Rosati e Claudia Deriu. Ma grazie ancora, soprattutto, ancora una volta, Piero Pelù! Subasio Music Club.